un avvenimento importantissimo, quello di un partito politico che per la prima volta in Occidente rinuncia ai propri emolumenti per aiutare le piccole e medie imprese, altro che Yunus, il padre del microcredito. Cioè qui noi siamo di fronte a un movimento politico che non solo protesta, ma propone con questo, diciamo, con questo microcredito 25.000, per alcuni aspetti fino a 35.000 euro, si potrebbero sbloccare 15-20.000 posti di lavoro. Purtroppo le banche stanno facendo ostruzionismo, questo è garantito all'80% dallo Stato, questo ostruzionismo bisogna vincerlo, lo stanno facendo già, anche perché noi siamo di fronte a un sistema bancario italiano che non decide in Italia. Qui gli affidamenti vengono decisi dagli algoritmi della Banca Centrale Europea di Mario Draghi, che naturalmente il microcredito non lo riconosce. Quindi microcredito, fatti concreti, piccole e medie imprese aiutate, il paese si risolleva con l'onestà, con la trasparenza, con la capacità. E non solo microcredito, anche altre iniziative, quindi non solo tutti dicono ma il Movimento 5 Stelle protesta, no, propone, fa la strada in Sicilia, propone il reddito alla dignità delle persone per sottrarre alle clientele coloro che hanno bisogno, quei cittadini che hanno bisogno, questi 780 euro. Quindi io ritengo che il Movimento 5 Stelle rappresenti l'unica speranza, l'ultima speranza di un paese divorato da corruzione, illegalità, evasione fiscale, un sistema marcio con le banche che sembra lavorino non per gli interessi generali. Banche che, come l'ultimo scandalo della Banca Popolare di Vicenza, dove il Movimento 5 Stelle, i senatori Girotto, Cappelletti, lo stesso Fantinati, Laura Bottici, eccetera, eccetera, hanno portato avanti la denuncia che noi dell'ADUSB abbiamo fatto nel 2008 contro le azioni gonfiate. Si diventava azionisti con l'estorsione: tu vuoi 50.000 euro, te ne do 100.000, basta che mi compri 50.000 euro di azioni che venivano segregate, nel senso che valori gonfiati da consulenti, diciamo pagati dalla banca, in un paese normale, con le istituzioni di vigilanza che non fanno il proprio mestiere, come la Banca d'Italia e la Consob, in un paese normale già si sarebbero aperte le porte della galera. Per questo il Movimento 5 Stelle rappresenta una speranza di cambiamento, di pulizia, di onestà, di legalità per ricostruire un grande paese dalle macerie.